Benvenuti alla stazione di Mogliano Veneto. Il treno regionale veloce 3459 diretto alla stazione di Desiderio è in arrivo al binario 2 e 3 quarti. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, un po' più là per favore. Michele! Avete il biglietto? Spostate. Michele! Grazie. Biglietto? Biglietto, per favore. Biglietto? Grazie. Grazie. Scusa, puoi spostarti? Hai il tuo biglietto? Oltre alla linea gialla, per favore. Grazie. Veloce. Avete il biglietto? Biglietto? Grazie. Scusate, scusate. Cosa ci fate oltre alla linea gialla? Per favore. Di là. Veloci, dai. Mi raccomando, lontani dalla linea gialla. Oltre alla linea gialla. Il treno Freccia Oro 28 milioni diretto a Chiaraferragno è in partenza dal binario 21 grammi. Attenzione, allontanarsi dalla linea glitterata. Avete sentito? Stiamo per partire. Adesso tutti coloro che seguono Chiaraferragno si siedano in fila in vagoni da 10 persone. Ripeto, tutti coloro che seguono Chiaraferragno si siedano in fila in vagoni da 10 persone. Una volta fatto, ciò che dovete urlare è "Hi guys, ciuf ciuf". Avete capito? Avete sentito bene? Tutti i vagoni da 10 persone. E una volta che sarete pronti, voglio sentirvi gridare "Hi guys". Veloci. File da 10 persone. Alzarsi in piedi. Avanti, alzarsi! Attenzione, attenzione! Tutti quelli che seguono Chiaraferragno in vagoni da 10 persone! Dovete sedervi una volta costruito il vagone! Vagoni da 10 e sedersi. Una volta pronti dovete gridare "Hi guys, ciuf ciuf". Esattamente, bravi. Forza, forza, vagoni da 10 persone e poi gridare "Hi guys, ciuf ciuf". Dobbiamo sentirvi gridare. Il treno Freccia Argentino 10 diretto a Mondiali 2026 è in arrivo al binario privato di Messi. Si prega di obliterare la coppa. Attenzione, attenzione! Tutti quelli che tifano Lionel Messi in vagoni da 4 persone. Una volta che i vagoni saranno pronti, dovrete sedervi e gridare "Gol, ciuf ciuf". Ripeto, tutti quelli che tifano Lionel Messi dovranno sedersi in vagoni da 4 persone. E una volta pronti, sedersi e gridare "Gol, ciuf ciuf". Dovete sedervi in vagoni da 4 persone.
Attenzione, è in arrivo al binario 1 il treno superveloce SPORT Sport. Al binario 2 il treno internazionale Music TikTok. Bene, adesso tutti coloro che preferiscono lo sport alla musica si spostino a destra. Tutti coloro che preferiscono la musica allo sport si spostino a sinistra. Alzatevi e spostatevi. Annuncio ritardo. Il treno Birilal, proveniente dalla tua realtà di provenienza, arriverà con un ritardo previsto di 300 minuti e si fermerà al binario 0. Allontanarsi dalla linea gialla. Raggruppatevi in realtà lasciando libere le corsie rosse. Attenzione, attenzione, ripeto, dovete sedervi per realtà di provenienza e una volta pronti dovete gridare "Ci scusiamo per il disagio" nei posti di prima. Sedetevi! Bene, siete stati bravissimi. Adesso vi serve il biglietto del treno. È molto importante. Vi serve il biglietto del treno. I vostri responsabili hanno questo biglietto all'interno della sacca che vi è stata consegnata in biglietteria. Prendete questo biglietto e tenetelo a portata di mano.
perché vi servirà durante il viaggio. Attenzione, attenzione, tutti i responsabili dovranno dare il biglietto e tutti dovranno avere in mano il proprio biglietto. È molto importante, non lo perdete. Michele! Michele! Il treno regionale veloce 45678 diretto a Torino Porta Palazzo è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ciao, scusa, sai dov'è il binario 2? No. Sapete dov'è il binario 2? Nessuno sa dirmi dov'è. Non lo sapete? Non lo trovo. No, perché poi il mio treno parte e lo perdo, no? Su. Se avete capito bene, questa stazione è territorio del capo Michele Magone. Vi conviene farci spazio? Noi non scherziamo. Avete capito bene? Noi siamo la banda della Mano Nera e siamo qui per farvi capire chi comanda. D'altronde, tutti cerchiamo qualcosa, non è vero? Siamo qui per aspettare il proprio treno. Il treno regionale veloce 3475 diretto a Valdocco è in partenza dal binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Oddio, scusami, perdonami, non ti avevo visto. Guarda dove vai, prete. Scusa, cercavo un'informazione. Dovevo prendere il treno al binario 2, quello per l'oratorio. Sapete dov'è? In oratorio. In oratorio ci va solo chi non sa più che cavolo fare. Figliela sto prete. Prete. Ma che spreco di tempo. Andiamocene via a cercare quei due vagonetti di prima. Voglio divertirmi un po'. Posso salire sul vostro treno anche io? Ma chi sei? Cosa vuoi da noi? Io sono un tuo amico. Ma cosa stai dicendo? Cosa vuoi? Te l'ho detto. Sono un tuo amico. E tu chi sei?
Io sono Magone Michele, generale della stazione. E quanti anni hai? 13. E qual è il tuo sogno per quando sarai grande? Ma cos'è, un interrogatorio? Non sei mica un controllore. Michele, guarda che se vuoi, sul treno che sto per prendere, c'è un sogno anche per te. Don, io qui sono il capo, lo faccio da una vita. Non sono fatto per queste cose. Ma tutti siamo fatti per queste cose. Ma chi sei tu per dirmi questo? Te lo dico io. Guarda, non sei mica il primo ragazzo che incontro. Tutti cerchiamo qualcosa. Il treno regionale veloce 3475 diretto a Valdocco è in partenza dal binario 2. È il mio. Allontanarsi dalla linea gialla. Michele, guarda che ti aspetto alla prima fermata. Quando vuoi, sono nel cortile dell'oratorio. Ti aspetto. Allora, il luogo in cui mi sento più vero e appunto meglio è la scuola, perché spesso in famiglia, con i membri della mia famiglia, non andiamo d'accordo o litighiamo. Invece nella vita quotidiana devo mantenere un determinato atteggiamento e modo di fare adeguato. Ma a scuola, in classe, con i miei amici, mi sento molto bene e a mio agio, anche perché sono gli unici a capirmi veramente. E questo mi fa sentire bene con me stesso, anche perché ormai sono in questa scuola da 12 anni ed è come una seconda casa per me, quindi questa cosa mi fa sentire proprio bene e più connesso con la versione migliore di me. Qui, diciamo, mi sono sentito più vero è stato quando ho frequentato le scuole medie al collegio Pio X di Treviso. È stato un luogo importante per me in prima persona perché là ho conosciuto delle persone che mi hanno aiutato a crescere, ho imparato varie cose sulla vita che mi sono state fondamentali anche adesso per vivere l'esperienza della i 5 anni della scuola superiore. Ciao, sono Marisol Giusto, frequento la prima liceo, faccio atletica a livello agonistico e diciamo che è una liberazione per me mentre faccio allenamento. È il luogo in cui mi sento me stessa, è la realtà salesiana, perché quando Sara entra in questa appunto realtà riesce ad essere se stessa e si sente apprezzata, si sente valorizzata ed è come se diventasse una persona diversa da come è all'esterno, perché mi sento accettata e mi sento bene. Il luogo dove mi sento più vero è appunto l'oratorio di San Donà, dove sono capace di esprimermi attraverso lo sport e attraverso il gioco con gli amici. Io sono Silvia, provengo dall'oratorio Don Bosco di San Donà di Piave ed è proprio questo uno dei posti sicuramente in cui mi sento più vera, perché sento di potermi comportare con atteggiamenti che comunque mi caratterizzano e sono della mia persona, quindi mi sento un po' me stessa. Perché so che le persone che trovo qui dentro mi sanno apprezzare e mi accolgono così come sono. Questo luogo ci sono capitata 12 anni fa, quando i miei genitori fortunatamente hanno scelto questa scuola per me. Durante la mia esperienza in questa scuola ho coltivato i miei hobby con moltissime attività extrascolastiche come laboratori di musica, di arte, di teatro, GREST, attività formative e di animazione. E questo luogo mi ha aiutato appunto ad interessarmi a moltissime cose e mi ha cambiato la vita in meglio. Io in oratorio ci sono entrato un po' per sbaglio. Ero in terza elementare e è arrivato il momento dell'iscrizione alla proposta estate ragazzi. Io non ne volevo sapere di entrare in oratorio, ma mia mamma mi ci voleva portare a tutti i costi. Mi ricordo che restai aggrappato alla colonna del porticato per più di un quarto d'ora e dovettero arrivare il Don e altri animatori a cercare di portarmi via da lì.
quando entrai nell'oratorio, vidi che il campo da calcio era pieno di ragazzi. Così, sull'invito di alcuni miei animatori, decisi di andarci anch'io. Sono entrata in oratorio da qualche anno, non molti, e ho iniziato facendo la proposta estate. E all'inizio mia mamma mi aveva costretta a venire e io tornavo a casa ogni sera piangendo perché non mi piaceva. Dopo i primi 3 giorni ho iniziato a fare nuove amicizie, a sentirmi un po' parte di questa nuova realtà, di questo gruppo. E quando sono entrata in oratorio mi sono ritrovata queste due ragazze che mi sono corse subito incontro e mi hanno iniziato a salutare, a invitare a giocare con loro. E da quel momento tuttora sono delle mie amiche, alcune delle più sincere, delle più vere secondo me, perché appunto mi hanno subito accolta, mi hanno fatta sentire il loro affetto e quindi non mi sono sentita messa da parte o esclusa da questo nuovo mondo. Questo luogo, più che avermi cambiata, mi ha proprio cresciuta, perché sono entrata come una bambina e tutt'oggi sono ancora dentro. Mi ha aiutato a capire chi sono davvero e grazie a moltissime persone che ho incontrato, come professori, suore, amici, animatori, che mi hanno aiutato a chiedermi chi sono e appunto grazie a loro ho saputo dare una risposta, quindi devo a loro tutto ciò che sono adesso. Questo sport mi ha fatto conoscere tanta altra gente, mi ha fatto vivere già col poco tempo, con la poca esperienza che ho, delle esperienze incredibili come gli italiani che ho frequentato l'anno scorso e sono andata a Caorle, ho conosciuto gente di tutta Italia, letteralmente tutte 20 le regioni e mi ha proprio cambiata dentro. Penso che in questi 12 anni di esperienza innanzitutto sia cambiato radicalmente il mio carattere, perché appunto da come ero entrato, irruento, irascibile, testardo, ne sono uscito credo con la versione più matura e cresciuta di me stesso che si possa avere, e questa è la cosa di cui vado più fiero e felice. Le amicizie che ho all'interno dell'oratorio sono amicizie vere e non ho bisogno di nascondere niente ai miei amici. L'oratorio nella mia vita ha un ruolo fondamentale perché credo mi abbia cambiata in meglio con i rapporti con gli altri in primis, ma anche per voler bene a me stessa, e inoltre mi ha fatto capire come concretizzare quello che un po' imparo qui dentro o anche magari il mio rapporto con gli altri in maniera più profonda e più vera anche al di fuori delle mura dell'oratorio. E quindi mi ha aiutato a coltivare anche il rapporto con Dio e magari appunto concretizzarlo in ambiti in cui non lo sentivo prima. Michele, eccoti! Sei venuto alla fine! Che bello! Beh, che dire? Benvenuto in oratorio! They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. That's fine. Yeah.
Didn't know I was lost. Dio mio, ho mille voci dentro la mia testa e gridano, ognuna vuole avere ragione. E anche io vorrei avere ragione, anch'io vorrei brillare come le persone che ho appena incontrato, come la luna. È solo che quando mi guardo dentro vedo solo quanto sono buio. Michele, che succede? Sei triste? Dov'è finito il grande capo che ho conosciuto? Don Bosco, non so cosa dire. È tutto troppo grande. Tutto cosa? Quei ragazzi, i giochi, il viaggio. La luna. Non capisco, Michele. Nemmeno io. Ma è così buio. Ma si può accendere una luce in ogni buio, Michele? Come la luna. Come la luna. Il buio c'è quando non c'è la luce. Ma questo non vuol dire che tu qui dentro non abbia un cuore. Mi permetti di entrare e capire assieme come accendere una luce? Non so come. Ti aiuto io. Ti fidi? Ci sta. Vieni, tieni, ho un biglietto anche per te. Sediamoci qui e guardiamo. Anche gli altri lo faranno con noi. Prendi il foglio che hai in mano. Mentre lo pieghi a metà, prova a pensare al treno della tua vita da cui vorresti scendere. Fai le prime pieghe, una a sinistra e una a destra. Mentre lo fai, pensa ad una paura che vorresti affrontare. Andiamo avanti con le pieghe. Ne fai altre due, una a sinistra e una a destra. Mentre lo fai, pensa ad un incontro che ti ha fatto aprire gli occhi. Piega la prima ala pensando ad un luogo in cui ti senti davvero tu. Mentre fai la seconda invece, pensa ad una parola che questa mattina ti ha colpito. Per concludere, soffia dentro il tuo aereo e poi lancialo verso il palco. Mentre soffi, affidagli il tuo desiderio più profondo. Vai con lui.
tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. That's fine by me. So wake me up when it's all over. Grazie, Don Bosco. Non so proprio come ringraziarti. Michele, questa cosa mi rende molto felice. Quando vuoi, io ci sono, eh? Grazie. E adesso vado. Mi è tornata una voglia assurda di tornare a giocare. E voi che dite? Ci facciamo una pausa!